mia vita in cui mi sono resa conto di voler diventare scrittrice. Però posso dire che è nato dentro di me nel tempo ed è un desiderio che negli anni, insomma, è diventato sempre più grande. E ci sono delle volte in cui mi capita di vivere delle situazioni o di vedere delle scene un po' particolari che sento la necessità di mettere subito per iscritto per non dimenticarmi i dettagli. Un brano che mi piacerebbe leggervi per farvi capire che cosa le succede. No, non c'erano più neppure le librerie, c'erano scaffali di vetro con sopra tanti pacchetti colorati e sacchetti pieni di cioccolatini dalle forme più particolari e nell'aria un profumo di cioccolata, vaniglia, cannella che le dava la testa. All'improvviso una voce: "Oh, Armand, è lei!" Deborah si voltò di scatto per cercare di capire da chi provenissero quelle parole. Si avvicinò al bancone una donna alta, magra, dal viso meraviglioso e lineamenti così particolari che sembrava essere figlia di decine di culture diverse. Indossava una gonna gialla, lunga e a vita alta, tenuta stretta sotto il seno da una cintura e sopra una camicetta rossa. Sorrideva radiosa alla signora appena entrata. Era Vian Rocher. Deborah era sbalordita e senza parole. Sapeva che quelle persone non potevano vederla, quindi con calma aggirò il bancone e si spostò al centro del negozio. Si sentì invadere dal calore e dai profumi di quel posto nuovo all'interno del quale si era appena ritrovata. «Cosa posso darle?» «Vorrei una tazza di cioccolata calda al peperoncino». «Armand», disse la donna con sguardo preoccupato, «lo sa che non potrebbe berla». «Non farmi la morale, per favore, ci pensa già mia figlia. Sono grande abbastanza per poter decidere cosa voglio mangiare». Sospirando, Vian andò sul retro del negozio e tornò con una tazza di cioccolato fumante. Guardando fuori dalle vetrine, Deborah non vide più la via del suo paese e l'erboristeria di Amalia, ma una piazza di un luogo lontano, un paese francese. Il campanile bianco di una chiesa aspettava davanti a lei e intorno alla piazza stavano alcune botteghe come quella del fornaio e del fioraio, mentre numerose persone vestite con eleganza si dirigevano verso la chiesa per andare a messa, accompagnate dal suono delle campane. Deborah non poteva fare a meno di sorridere guardando la donna e la signora davanti a lei, entrambe così a loro agio in quello che era il suo negozio, o che comunque era stato tale. Cominciò a curiosare tra gli scaffali, ammirando i cioccolatini piccoli e rotondi, in sacchettini chiusi con nastri rossi, poi quelli allungati in alto, simili ai baci della Perugina, quelli al cioccolato bianco e quelli fondenti, panetti di marzapane, cremini alla rosa, frutta candita inzuppata nel rum. Su altri scaffali erano poggiate torte glassate, semplici o a strati bianchi e neri. In basso tante tazze, tutte diverse l'una dall'altra, più alte e più basse, bianche, rosse, gialle, pronte per essere riempite con gli infiniti gusti con i quali il cioccolato poteva andare d'accordo. Non c'era bisogno di uscire dal negozio per sapere che sopra la porta campeggiava l'insegna La Céleste Praline. Non potrò mai smettere di scrivere, io spero di non smettere mai di scrivere, e spero soprattutto di non abbandonare mai l'idea della pubblicazione. Pubblicare libri non è, cioè, un mestiere per pochi, nel senso che bisogna avere molta fortuna per fare di questo un lavoro, ma io sono fortunata perché ho la possibilità di lavorare in altra maniera e quindi questo insomma, può essere un bellissimo hobby e perché no, un giorno potrebbe diventare un lavoro. Sono orgogliosa di poter dire che il libro si può trovare in tutta Italia, quindi è ordinabile in tutte le librerie, è ordinabile su tutti i siti internet, quindi è una soddisfazione enorme, ovviamente, sapere che, insomma, persone che sono veramente dall'altra parte dell'Italia possano leggere quello che ho scritto, quindi non è un libro, nonostante sia un libro che parla molto della nostra piccola realtà, non è un libro per la nostra piccola realtà, ma un po' per tutti. E ovviamente
ovviamente mi auguro anche di avere sempre accanto le persone che mi hanno sostenuto, cioè che è stata la Camilla, dov'è? Eccola, e che è stata insomma quella che effettivamente da letto mi ha dato più consigli. E quindi io ringrazio il mio amore, che lui è stato veramente la persona che mi ha più spronata in assoluto. Cioè è veramente avere qualcuno che ti dice vai avanti. Grazie amore. Un puntato, una roba